Grazie innanzitutto per essere qui a questa serata che, come avete visto, è organizzata dalla Voce del Popolo e dalle parrocchie di Palazzolo dell'Unità Pastorale Giovanile. Questa serata, come vi verrà spiegato poi, è un dibattito aperto tra i candidati sindaci e è stata voluta proprio dall'Unità Pastorale Giovanile, che io in questo caso rappresento, proprio perché le parrocchie e l'Unità Pastorale ci tengono ai giovani e alla città. L'augurio che ci sentiamo di fare noi come unità di pastorale giovanile è quello di seguire un po' quello che è il nostro esempio. Noi sono 10 anni che lavoriamo insieme alle 5 parrocchie di Palazzolo, cercando di coordinarci, non senza difficoltà perché le opinioni, i modi di pensare sono spesso diversi, abbiamo avuto parecchi ostacoli ma anche molte soddisfazioni che ci hanno fatto capire che questa è la direzione giusta, con l'obiettivo chiaro che è quello dell'educazione e del bene dei nostri ragazzi. Per cui l'augurio che noi sentiamo di farvi, quindi di farlo a tutti e tre e a tutto lo sindaco di Palazzolo, è quello di riuscire proprio a superare queste difficoltà che ovviamente ci saranno e andare avanti a lavorare con l'obiettivo chiaro al posto, che è sempre il bene dei cittadini e della città di Palazzolo. Quindi in bocca al lupo a tutti, grazie appunto di nuovo a chi ci ha permesso di organizzare questa serata e alle parrocchie e alla Voce del Popolo. Grazie e buona serata. Grazie Sara, 2 parole soltanto prima di iniziare. Uno, per dire cos'è questa serata. È un'intervista pubblica. Intervista che la Voce del Popolo, che è il settimanale della diocesi, avrebbe potuto fare i 3 candidati invitandoli nel chiuso della redazione di Brescia, ma che ha preferito, preferisce da qualche anno a questa parte, fare sul territorio davanti ai cittadini perché ci sia una comunicazione più immediata. Non sarà quindi una serata con l'interlocuzione tra i candidati e i cittadini, perché per questi momenti ciascuno dei 3 candidati sindaci avrebbe già in calendario tanti appuntamenti per incontrare sul territorio i cittadini e per rispondere alle loro domande. Le parrocchie e le unità di pastorale giovanile sono incontrate e hanno messo in fila una serie di domande, di questioni che riguardano la vita del paese, la vita della città, ma anche i rapporti che l'amministrazione, il sindaco che si aggiudicherà questo tornato elettorale, intende mettere in atto con la realtà delle parrocchie e degli elettori, che sono realtà importanti non soltanto per il ruolo e per la funzione ecclesiale che svolgono, ma perché da sempre in qualche modo intercettano anche l'istanza del comune, della comunità, di cui l'idea di questa intervista aperta. Mi permetto soltanto una piccola puntualizzazione. Nei giorni scorsi qualcuno ha avanzato l'ipotesi che questa sede fosse inadatta ad ospitare una serata come questa, perché esiste un regolamento approvato dal Consiglio Pastorale della parrocchia che dice che in auditorium non si possono fare iniziative di carattere politico, sindacale, storico. Abbiamo ritenuto di farla comunque in questa sede, nonostante questo avviso mandato a mezzo mondo, perché quando 5 parrocchie cittadine, 5, e l'unità di pastorale giovanile si trovano insieme per pensare a quello che potrà essere il futuro del paese e anche a chiedere a chi si candida per svolgere questo ruolo, che è sicuramente un ruolo che dà prestigio, ma che viene anche tanto per tanto sacrificio, ecco, credo che siamo a pieno titolo nel campo della pastorale. Quella di questa sera non è una serata di carattere partitico politico, ma essenzialmente una serata di carattere pastorale, perché le parrocchie che fanno parte del tessuto vivo di questa comunità chiedono a chi si è candidato a guidare questa cittadina di dire che progetto hanno per il futuro di Palazzolo. E credo che la politica a questo punto possa essere chiusa qui, perché davvero non è una polemica sterile che non dà ragione d'essere. Grazie di essere così numerosi, grazie ai 3 candidati, perché comunque vada, siete da quantomeno da guardare con rispetto per l'impegno che state mettendo in questa fase, ma anche per l'impegno che andate a assumere chiunque vinca, perché immagino che quella attuale non sia una stagione facile per governare una realtà come Palazzolo, per cui una sana dose di masochismo l'avete. Auguri a tutti e procederei con la serata, lasciando Marco Donati, che grazie per aver condiviso con me la conduzione di questa serata. Ecco, lascio a Marco la parola, così andiamo con le regole del gioco. Sento bene.
quindi avremo delle slide che durante tutta la serata del dibattito, in modo tale che anche nelle file più sul retro riuscirete a capire e a vedere. Ci sono delle regole ben precise a questo confronto, a questo dibattito. La prima è quella che vi ha già spiegato in modo lungimirante Massimo, questa è un'intervista pubblica senza possibilità di interlocuzione con il pubblico in sala, se competitivo. Ai nostri tre candidati sindaco sono state presentate le stesse domande, che sono frutto, come abbiamo detto, di approfondimenti, di analisi da parte delle cinque parrocchie di pastorale giovanile di Palazzolo. Ogni candidato, cioè ciascuno di loro, ha dei tempi identici di risposta e ogni domanda avrà un tempo contingentato. Oltre al tempo di risposta previsto, sarà concesso al candidato un margine di tolleranza di 20 secondi. 20 secondi, non 2 minuti. Entro i quali completare l'esposizione del concetto in corso. Ad ogni candidato, avrà a disposizione anche nel corso di tutto il dibattito, cioè della serata, due possibilità di replica della durata di 1 minuto ciascuna. È ovvio che questi 2 minuti, 1 più 1, se bruciati, chiamiamolo jolly, se bruciati, vengono poi persi, cioè non possono essere recuperati in altre domande, cioè nel proseguo del dibattito. Nella formulazione delle domande si procede secondo un ordine alfabetico a scalare, quindi anche la loro posizione attuale non è casuale, ma si va in ordine alfabetico, quindi Mingardi, Raccani, Zanni, quindi la prima domanda inizierà Mingardi, poi Raccani, poi Zanni, la seconda inizierà Raccani, Zanni, Mingardi, la terza Zanni, Mingardi, Raccani, così via, per il proseguo delle nostre 9 domande che compongono questo dibattito. A ogni candidato suggerita nella serata, come ho detto, 2 repliche, non 1, sono richieste correttezza e rispetto tra i candidati e soprattutto rispetto e correttezza anche da parte del pubblico. Noi come moderatori, anche se è un compito tra virgolette ingrato, ci riserviamo eventualmente di interrompere questa serata in caso di degenerazione. Cosa significa degenerazione? Quello che vi chiediamo è una cosa molto semplice, per non interrompere, come posso dire, la sequenza delle domande, la sequenza delle risposte, per non interrompere la loro concentrazione, che sicuramente ne avranno, per evitare di fare il tifo da stadio, perché questa non è la sede, noi come moderatori vi chiediamo cortesemente, dalla prima domanda all'ultima, cioè da quando inizia a rispondere il primo candidato, quando finisce l'ultima domanda al primo candidato, se è possibile evitare tutti di applaudire, piuttosto di fischiare, piuttosto che altro. Alla fine del dibattito vi scatenate l'applauso, si fa da quello che volete, però durante il dibattito manteniamo il silenzio e così non deconcentra tutti e non fa venire meno l'attenzione. Grazie. Iniziamo. Accendilo però sotto. Intanto che provano i microfoni, ricordo che la serata di questa sera viene registrata e sarà trasmessa domani, sempre alle 20.45, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Voce del Popolo. Avremmo voluto farla in diretta, ma non c'è la connessione wifi del credito, magari un impegno grosso candidato e questo di dotare tutti i monumenti di connessione wifi, così possiamo fare anche delle cose mirabolanti con la mia vita. Intanto con la sua parola. Scusate, i tre candidati hanno di fronte un monitor, credo che sia ben visibile da tutti e tre, giusto? Vedete che oggi c'è una sorta di orologio digitale che marcherà il tempo, cioè segnerà cosa sai adesso. Mentre per questo lo vedrà sui tabelloni allora questo. Sarà una struttura comunque avvisata quando il tempo dovesse salire, così arrivate a chiudere il pensiero. Ma partiamo con la prima domanda della serata, parte con la risposta del candidato. Prova.
Alessandro Ringardi. Prova. Prova. Diamo per scontato che essendo una realtà importante, ma non così grande da non consentire la conoscenza diretta ai candidati, che tutti conosciate tra i candidati che sono in corsa per le elezioni dell'11 giugno prossimo. Per cui semmai una presentazione di anni potremmo fare a fine serata, in modo che risate chi siete dove venire e quant'altro. Prima domanda per Alessandro Ringardi. Le parrocchie non sono soltanto entità ecclesiali, svolgono anche un ruolo di carattere sociale, a volte in collaborazione e altre volte in supplenza delle istituzioni civili. Come intendete impostare l'eventuale collaborazione con questa realtà? 3 minuti per la risposta da adesso. E buonasera a tutti. Partiamo con riconoscere l'importante ruolo sociale ed educativo che parrocchie e oratori svolgono all'interno della nostra comunità, soprattutto per quanto riguarda le attività estive di creste e di servizio dopo scuola. Un altro punto centrale degli oratori è il mondo sportivo, che deve essere necessariamente sostenuto in maniera più incisiva, rivalutando giustamente sia il capitale umano che le infrastrutture. Negli oratori c'è una grande maggioranza silenziosa, fino alla trascurata di attività sportiva come il calcio o quant'altro. Esempio classico è l'oratorio di San Rocco, che con la realizzazione del campo sintetico ha migliorato notevolmente sia l'afflusso che la partecipazione. Noi come lista MOS vogliamo anche e soprattutto collaborare dal punto di vista spirituale, perché come lista ci poniamo l'obiettivo di riposizionare al centro del villaggio i valori e la famiglia. Ecco, ci auspichiamo di riuscire ad insegnare sempre esempi positivi quel rispetto all'educazione che oggi manca. Sant'Agostino disse che le parole insegnano, gli esempi trascinano. Cerchiamo nel nostro piccolo di essere esempi positivi per avvicinare i cittadini che ormai sono lontanissimi dalla macchina amministrativa, la partecipazione di solo 3 candidati lo dimostra. Inoltre, consentitemi di dirvi che oggi dirsi e definirsi cristiani vuol dire andare contro quella visione un po' nichilistica dove è tutto ridotto ad un domus Deus, frutto del dio denaro e di quella forma di leggismo dilagante. Le persone purtroppo ragionano in modo egoista e ognuno coltiva il proprio orticello senza guardare il bene della Repubblica e della comunità. C'è la necessità di ritornare a coltivare Dio, o meglio sé, e a ragionare non più sulla vera ma sull'essa. Questo è un po' quello che noi nel nostro piccolo vogliamo fare, posizionando appunto i valori di Dio al centro del villaggio. Grazie. Grazie mille. Innanzitutto saluto tutti con un'occasione rapida per non bruciarmi i secondi e quando c'è tanta gente vedo perché la politica interessa ancora. L'oratorio, cos'è l'oratorio? Tutti siamo cresciuti negli oratori e credo che tutti abbiamo dato notevole importanza agli oratori. Io personalmente sono cresciuto in quello di San Rocco, in quello mi trovavo e mi incontravo con gli amici e il dopo scuola. Cosa può fare un'amministrazione? Un'amministrazione ha molti investimenti da fare e ha molto da investire soprattutto nella formazione e nelle scuole. Purtroppo credo che non si possa investire in attività sportive in tutti gli istituti scolastici. Quindi è giusto fare rete con chi? Con chi li ha già? Con chi ha già le strutture sportive? Gli oratori ad esempio. Quindi le scuole in abbinamento agli oratori per quanto riguarda le attività sportive, le strutture. Portare i ragazzi in quelle strutture vuol dire avvicinarli a quegli ambienti. Avvicinare i ragazzi a quegli ambienti vuol dire che quei ragazzi probabilmente ci andranno anche nel dopo scuola. Il dopo scuola è stato per tutti un momento di incontro di socialità. L'oratorio, molti hanno scritto, è l'ultimo momento di socialità, di aggregazione. Va valorizzato in questo modo, vanno portati lì i ragazzi. Bisogna investire, ma anziché investire in strutture fuori o in altri centri aggregativi, va fatto un investimento negli oratori. Credo che sia in opposizione, sia nel resto del mio percorso politico nelle precedenti amministrazioni, ho dimostrato e abbiamo dimostrato come centrodestra di essere vicini alle attività e agli oratori e ai loro progetti. Lo saremo ancora sicuramente. Devo dire che però quel luogo protetto in cui tutti vediamo i figli tranquilli e sereni a giocare, a divertirsi, oggi però
pagano qualche problema di sicurezza, quindi sta all'amministrazione riportare anche in quegli ambienti ed eliminare possibilità, ad esempio il bullismo. Ci sono state diverse segnalazioni anche negli oratori, vanno eliminate, va aumentata la sicurezza, va mantenuto il controllo di quegli spazi, e questo è quello che deve fare l'amministrazione, deve agevolare quegli ambienti, quelli che noi consideravamo ambienti protetti. Questo deve fare, credo, l'amministratore, credo che sia l'opera di utilità per la sicurezza, deve convogliare i ragazzi all'interno di quegli ambienti. E noi come centrodestra, anche in questi anni di opposizione, abbiamo mantenuto la barra dritta per quanto riguarda la famiglia, la dignità della vita e l'educazione. I paletti non si spostano a piacimento. 10 secondi. Ma peccato. Grazie. Gabriele Zanni, prego. Sì, buonasera a tutti. Ma per quanto ci riguarda, la collaborazione con gli oratori e le parrocchie non è stata eventuale, non è una promessa elettorale che facciamo oggi. In realtà per noi è stata una linea di condotta di questi 5 anni, dove a vari livelli, dove ci sono le possibilità per l'amministrazione di intervenire, perché poi si fa in qualche modo presto a dire bisogna investire sulle strutture oratoriali piuttosto che incentivare la partecipazione, la frequentazione degli oratori. Sì, è vero, ci sono diverse forme, poi bisogna fare i conti anche con tutta una serie di normative che ad esempio non consentono di investire su strutture che non siano comunali. Ad esempio la Corte dei Conti su questo mi pare sia abbastanza attenta. Al di là di questo, che è un dato tecnico, per noi c'è stata la volontà, soprattutto in un periodo di difficoltà, quello che ha caratterizzato questi anni, dal 2012, io l'esperienza dal 2012 in poi, dove i bisogni sono stati molti e le possibilità magari di intervento in termini di risorse sono state anche abbastanza limitate. Però per quanto ci riguarda è stata riconosciuta la parrocchia e l'oratorio come un momento educativo e sociale, e lo dimostrano il diverso coinvolgimento che c'è stato in diversi progetti portati avanti dall'amministrazione. Ad esempio il progetto Fuori Classe, che è il servizio dopo scuola di compiti che si è svolto all'interno di alcuni oratori, così come nella Fondazione Galignani, tra l'altro finanziato proprio perché in qualche modo gestito in collaborazione con il Comune da Fondazione Comunità Bresciana sul bando ACD, quindi c'è stata anche questa sinergia che ha reso pregnante in qualche modo questo progetto. Ma sono stati gli oratori, sono stati coinvolti ad esempio nel tavolo delle politiche giovanili, dei vari progetti che si sono attivati. L'Associazione delle Donne del Terzo Paradiso svolge un'attività nell'ambito di progettualità di coesione sociale all'interno degli oratori, trova posto nell'oratorio uno sportello antiviolenza, che è un'altra delle attività che in qualche modo è stata portata avanti da questa amministrazione, ma lo stesso coordinarsi dei servizi sociali con le agenzie parrocchiali, parrocchiale, porta amica, 10 secondi, da conto di questa volontà di collaborazione, di fare rete e di non disperdere quelle che sono le risorse che ci sono, che purtroppo sono limitate in questo. Quindi secondo me. Grazie. Seconda domanda, inizia il candidato Raccani, poi il candidato Zanni, poi il candidato Mingardi. Nei vostri programmi figura, seppur con toni e letture diverse, il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza dei profughi. Sappiamo bene che un conto è la propaganda e un altro è rispetto di leggi e disposizioni sovracomunali a cui un sindaco è tenuto. Come intendete gestire questo tema? Per questa domanda avete 3 minuti cada uno. Grazie. Beh, allora, piccola precisazione, è doverosa. Un sindaco deve rispettare le leggi, deve rispettare le regole, deve farle rispettare e deve tutelare i propri cittadini.
Palazzolo è stata città accogliente, città solidale da sempre, non solo i palazzolesi, indipendentemente da chi abbia visto. Il sindaco che deve rispettare le regole, le deve sempre rispettare, però le regole vanno rispettate da tutti. E quindi faccio un distinguo, i profughi vanno accolti, quelli sì scappano dalla guerra, sono stati analizzati, esaminati dalle commissioni territoriali per servizi. Però poi ci sono altri numeri, altre figure, altre persone che richiedono, e mi piace citare quelli aggiornati. 951 negli ultimi 4 mesi hanno fatto richiesta a Brescia, 551 non erano profughi, 42 reperiti. Ecco, allora, prima di tutto sono quelli reperiti, le leggi, le regole, le faccia rispettare anche l'organo di Stato, la prefettura, perché mi domando dove sono questi 42. E il sindaco accetterà quelli che sono profughi. Gli altri probabilmente sono migranti economici, ma vi assicuro che qualcuno già dorme in macchina a Palazzolo e il sindaco deve prima pensare a quelli. Ai palazzolesi che oggi hanno bisogno, purtroppo è una situazione grave anche per noi palazzolesi. Quindi le priorità per quanto riguarda la mia squadra, la mia amministrazione sarà chiara. Sì ai profughi, ma non a chi non è ancora stato identificato come profugo. Punto. Lo SPRAR è un progetto che già la prefettura sembra non utilizzare in maniera corretta, dovrebbero esserci solo profughi e spesso vengono utilizzati gli SPRAR anche per coloro che non hanno ancora ricevuto lo status. La microaccoglienza che la CD ha sempre elogiato sembrerebbe non funzionare se si sta tornando al metodo Maroni, dove si sta creando un grosso centro Montichiari per il rimpatrio. Qualcosa non funziona. Apriamo davvero gli occhi, aiutiamo chi ha bisogno davvero, perché è stato identificato come profugo e scappa dalla guerra, e poi pensiamo ai palazzolesi prima di pensare